Vuoi funghi di più che inizi video? Vi ricordo che sono in live su Twitch ogni giorno dalle 15.30 alle 18.30 e poi di sera dalle 21 fino alle 23. Link in descrizione, vi aspetto. Aspetta, adesso testiamo. Dove sta una balla di fino? Ce l'ho, ce l'avevo nella shulker bianca. Maledetta. Maledetto Biz! Vediamo quanto arriva in alto. Aspetta, aspetta. Guarda qui. Oh! Ma non le spegne tutte, che fastidio! Vuoi funghetti un messo da Mino e ben ritrovati qua, sulla Redcraft? Comunizzo! Che ora in questo momento non c'è... Ah no, c'è! Invece no, cavolo! No! È entrato proprio di sotto. Bene funghetti, rieccoci qua dove finalmente stiamo finendo una delle zone, secondo me, a mio parere, più belle della Redcraft. Ovvero la baia segreta dei pirati, che vogliono attaccare l'isola principale della Redcraft. Qui, come vedete, c'è la zona che dobbiamo tutta sistemare, ovvero l'entrata della caverna, dove appunto dovrebbe arrivare la nave che ha fatto Minuzzo. Ma torniamo dal signor Minuzzo, che ci spiega ora cosa andremo a fare, visto che abbiamo tantissime idee, e come le mettiamo in pratica. Ehi, non ti vedo, dove sei? Ah, scusa, hai ragione, perché ormai sono abituato ad andare in Trigger 3. Ci sarebbero un bel po' di idee. Innanzitutto dobbiamo, sì, fare qui, in questo punto, proprio in questa zona che è un pochino più larga rispetto a tutte le altre parti. E stavamo pensando, come vedete ci sono già delle cose che stavamo facendo off camera, stavo pensando di fare, non lo so, una specie di tettoia qui dove si ritrovano tutti quanti, una specie di, non lo so, come può essere, una specie di baretto. Sì, esatto, dove si vende il rum, ragazzi, il rum dei pirati. Poi, bisogna fare quest'altra zona, sì, già l'hai fatta vedere, penso, prima, che sta di lì sì, su. Sì. Poi che... qualche interno, sicuramente l'avrò saltato pure io in... Mi ricordo che è da tempo che pure che non ci passo per di qui, però sì, vedete, in questa zona... Qui bisogna fare la casa del capo dei pirati. E diciamo che la casa del comandante, visto che c'è anche un bel sentiero che porta verso la casa, qui ci sarebbe bello anche mettere un po' di bauli con un po' di tesoro, oro grezzo, il non blocco lo so, da però... mettere tipo qua, da far vedere... vediamo un po', perché potrebbe essere anche di utilizzare il trucco, quello dei manichini, quello dell'armostand con l'ascia e la spada infilzati dentro. E l'ascia e la spada invece di diamante, questo sarebbe bello d'oro, sarebbe bello da fare. Quindi ragazzi, le idee ci sono e ora vediamo se off camera continuiamo a fare qualcosa e poi facciamo vedere. Tipo qua che c'è un buco, dovremmo invece di mettere parte qua sotto, potremmo metterla anche sopra così. Ah, mischiata. Cioè, in alcuni punti. Ogni tanto, sì. Della serie tipo che è caduto un pezzo e loro l'hanno rattoppato. Che figata, adesso si può fare sta roba. In pratica, se hai dei pezzi di legno, che so, un sacco di scale inutili, tu le inserisci dentro. Si possono fai... tagliare. Ah, comunque, aspetta, c'è un'altra figata pazzesca. Devi assolutamente vedere, ce l'abbiamo, sì. Questa diventerà la baia delle figate pazzesche. Guarda, finalmente si può fare questo. Oh, sì! Quindi pazzesco. Se metti, che ne so, un pavimento e lo vuoi rendere comunque muschiato, dove è cresciuta erba un po' da tutte le parti, lo puoi buttare anche sul legno. È un pillager da queste parti. Sarebbe interessante, sai cosa? Fargli sparare con la balestra e fargliela esaurire in modo che diventa innocuo. Se al pillager gli fai sparare all'infinito le frecce dalla sua balestra, a un certo punto gli si rompe la balestra in mano. Quando gli si è rotta la balestra, diventa innocuo, non ti attacca più nemmeno a pugni. Quindi se lo metti dietro al bar, sarebbe interessante vederlo proprio che cammina e rimane lì.
Ah, guarda qui che figata. Questa era la più bella, perché quella proprio medievale, si vede anche la birra all'interno, la schiuma che esce fuori, cioè questa è proprio piena di dettagli. Fantastica. Secondo te, qua dietro, perché volevo fare... Ah sì, no, ho capito. Così, cantina, qua, porto, esatto, sì. 9 e 9, e poi qua, la, diciamo, la zona dove distillano il rum. Bello. E poi basta, tutto chiuso qui. Cioè, qui volevo proprio acqua chiudere. Devi mettere dentro qui. Oh. Cato, non c'è un modo per colorare l'acqua, ragazzi. Sì. Cato. Aspetta, ce l'ho una bottiglina d'acqua, mi serve una bottiglina d'acqua, perché voglio fare questo. Ecco, così è più dettagliato. Sul serio, questa zona sta diventando una delle mie preferite. Qua mi immagino anche l'ambientazione di una storia. Molto più del villaggio o di tutte le altre costruzioni che abbiamo fatto. Cioè questa qui proprio è, io ci ambienterei una storia. Oddio, c'è un creeper laggiù. No, che peccato, guarda. Come devo fare? Devo mettere a quell'altezza. Cosa devo utilizzare? No, aspetta, non è che devi usare un altro armor stand. Cioè tipo qua metti tipo così e provi a mettere un altro armor stand che, essendoci lui qua in questo blocco, quell'altro si sposta un pochino più là. Il problema è che deve essere un tantino più basso, o qualcosa più basso della chest. Cosa può essere? Metti la neve. Sì, o utilizzo la neve. Ma come si fa poi? Come fai poi a metterla invisibile? Con la Phantom Membrane, poi con la neve. Vabbè, la neve. Una volta che hai le piume, l'armor stand non casca. Vai? Oh, ci sta ora, eh? È un po' storta, però. hai ragione. Non si mette precisa, guarda! Eccolo, eccolo. Trovato? Eccolo. Oh, yeah! Ah, figo. Non so se usare tipo questi due che reggono, oppure semplicemente così. No. Assolutamente bellissimo quello lì, sì. Perché questo va a toccare un pochino, vedi, il bordo del, esatto, calderone, e quindi ti dà questo effetto. Me lo fa vedere così. No, ora si vede bene, si vede bene. No! Ho capito, bisogna mettere una trapdoor. Oppure il path block. Vedi, così non... Path block, forse il path block è meglio, aspetta. Sì, perché il path block è tipo trasparente. Ma gli dà quel... Cioè, è quel mezzo blocco che gli rompe. No, è in pratica, se metti il blocco intero, è come se... Lo bloccassi. No, è come se l'armor stand stesse dentro un blocco, e quindi lo rende scuro. Invece il path block, la trapdoor... Non uccide, non fa male. Cioè, se per esempio tu entri dentro una trapdoor, non ti fai male. Se metti un villager dentro una trapdoor, non si fa male. Ora ci mancano solamente un po' di sedie, forse. Qualche sgabellino, qualcosa, non lo so. Deve stare una giusta altezza. 1, 2, 3, 4, 5. Proviamo con 5. Forse non ci vuole proprio niente, mi sa. O addirittura più in basso ancora. Servirebbe un cappelletto di pelle. Ce l'abbiamo la pelle da qualche parte. Ah, sì. Però con questi io li utilizzo sempre due. Cioè ne metto tipo anche uno così. Sì, lo possiamo fare benissimo. Però dobbiamo prima mettere il cappelletto. Troppo vicino? Forse troppo vicino. Però nessun problema, perché se noi... Lì lo spostiamo. Abbiamo il pistoncino. Siamo qui. Lo attiviamo. Poi togli qui. Ok, un pochino più lontano. Ora metti il tavolino. Gabelluzzo, tre ore per farlo però. E guarda come cambia col placeable. Fantastico. I love you placeable. I love you placeable. Love you placeable. Oramai mi è entrato in testa anche a me. I love you, placebo. Sembra tipo una pubblicità. Poche parole, una roba di questo tipo, se non sbaglio. No, secondo me questo va messo uno più avanti. Quello che stai guardando te ora va messo uno più avanti. Cioè tipo il centro è questo qui, dove sono io ora.
che sono 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Ponticino, ponticello. Poi stacca un po' di più, vedi dal... Peccato non ci sono i quarti di blocco. È vero. Che se no vedi lì quella parte lì esterna dovrebbe scomparire per farlo venire a modo. Perché invece di blocco intero, se si levasse l'angolino in basso a sinistra sarebbe perfetto. Maledetti! Poi visto che inizieranno a fare cose fighe, ti immagini se inizi a fare tipo un ponte così e Minecraft di per sé te lo curva in basso con la gravità. Mamma mia, lì mi sa che gente sviene, tipo fa... niente, finito lì l'avventura. Invece no! Ancora queste cose non ce l'abbiamo, ma prima o poi ce l'avremo. I love you, please. I love you, please. Love you. Basta, basta. I love you, please. Se questa zona è finita, io finirei anche la casa lassù e poi fine. Stoppete. Qua, allora, manca la porta lì dove stai entrando te e poi sopra devo vedere un attimo se fare ancora il muro di pietra e ovviamente cobblestone, andesite e quant'altro, o che appunto le travi le reggono tutta la caverna. Sì. E poi dentro metterci il lettino e tutti i tesori del capo dei pirati. Ci sta. Ricorda pure un po' leggermente la miniera, quando si fanno le miniere. Mm-hmm. Però ci sta, perché sono degli specie di pilastri che si vanno ad attaccare al muro, si vanno ad appoggiare al muro per sostenere delle cose. Ok, allora io ci sono perché qua ho fatto la base. Adesso voglio andare a prendere l'oro, prendere un po' di armo stand e metterci le accette e le spade. Belli così. Poi che figo, sembra, non lo so, una roba... Ci sta. Ciao, yeah. Ragazzi. Ciao. Salve. Salve. Stiamo registrando. Benvenuto. Ah. Ok, mi hai visto qua nella sala, non pensavo stesse registrando. diciamo che su OBS c'è scritto 2 ore e 36. Quindi sarà un bellissimo video da editare, eh? Fra tipo 8 mesi sarà pronto. Vabbè, meglio prima di Bisi lo pubblichi, dai. È una sfida? Dove siete? Siamo nella zona quella dei pirati. Ah, di quella red? La Red Graffete. Okay. Io direi che la terza stagione la chiamo così, Red Graffete. Ma stai ancora registrando, giusto? Sì. E volevo proporre quella cosa che ti avevo detto prima. Ok, sono dalle pecore io. E beh... Madonna mia. È vero, oggi non te l'ho ancora chiesto. Insomma, te sei lavato i piedi? No. Attenzione. Stai anche un po' funghettoso anche te. Eh sì. Ok, la cosa che okay, manca sono i buffi. Sì. Ah no, è un piccione fuori casa mia. Ha fatto l'idea sul condizionatore. No. Sta dicendo, col cavolo mi ci levi. Io ogni volta pulisco i rami, mi ritrovo ancora più grosso, come dire. I love you, placebo. Guarda che figo. L'armatura pisa. Vabbè, oh. Sta registrando, è vero. Non posso proporre idee per la... Oh. Che cosa? Proponi. Devo attenzione, ragazzi, vai. Tra un paio di settimane. Però lo propongo appena finito l'episodio. Io infatti volevo proporre pure io un'altra cosa. Io stai bloccando tutte le proposte. Anzi, dai, facciamo così. Voi le dite, io le monto con pezzi tagliati. Tipo... metà mia, metà di me. Esatto. Vediamo un po' se la gente capisce. Vai, voi proponete. La mia idea è quella di fare live canale multicore. Chissà qualcuno. Sarebbe stato bello... nei vostri corpi. E invece no! Ovvio. Non so dove sono le teste. Attenzione, sono 3 ore di rec. Che video uscirà mai? Vediamo un po', mettiamo anche le shades. Shades. Le shades. Oh. Ok, la luce è molto forte. Ok, funghetti, allora dovrebbe essere finito dopo
un bel po' di tempo, circa 3 ore di registrazione, ma ragazzi, qua la caverna principale, la fine del percorso che porta a il tesoro dei Pillagers, come abbiamo ha proposto Mnuzzo, e ci sta tantissimo, ragazzi, guardate le idee che ha avuto Mnuzzo con il, come si chiama quello lassù, cioè quello che... Bruin Stand. Ok, in italiano non so. In italiano non lo so, però il Bruin Stand. Boh, vabbè, quello lì, Barre di Ferro e... il l'inglese. Figata, sto fatto che si può piazzare la lanterna sotto il brewstand, cioè non sapevo funzionasse sta cosa. Guardate ragazzi, cioè manca solo che la lanterna si possa posizionare anche sotto le slab e poi c'è tutto, cioè la lanterna è arrivata come ultimo blocco, diciamo, dell'ultimo aggiornamento e già è, credo, uno dei più usati, perché, cioè, non, diciamo, le sue combinazioni sono quasi infinite. Poi ovviamente non dimentichiamoci anche il datapack, quello di Mnuzzo, che guardate cosa è riuscito a fare con l'armatura e soprattutto, ragazzi, mamma mia quanto tempo ci è voluto per fare questa. Se metti in trigger 3 ti dovrebbe vedere, se non sbaglio, come stanno gli armor stand. Allora, questo qua dell'armatura si vede. Questi qua nì. Ok, aspetta, questo sì, questo sì, questo del piccone sì. Ovviamente, ragazzi, questa parte di caverna andrà finita in un altro episodio. Consideriamo anche il ponte nuovo, bellissimo. E soprattutto, ragazzi, il pub dei pirati, dei pillager. Guardate lì, con anche la birra, di nuovo. Sia l'ampolla attaccata, oddio, se faccio zoom non si vede, ok, qui si vede, qui non si vede, è bellissimo. Vero, con lo zoom non si vede, perché? Ti devi allontanare molto di più. Aspetta, vero, aspetta, sì. proviamo, se allontaniamo, vediamo un po'. Ok, qui si vede, qui si vede, no, qui non si vede, ok, si vede, non si vede, si vede, ok, qui, questo blocco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocchi di distanza, se vai al sesto non si vede, se vai invece al settimo... si vede. E poi la cantina, ragazzi, dove si distilla il rum dei pirati, dei pillagers. Fantastica questa. Usando questo blocco che ancora non mi ricordo, perché, ragazzi, io usandolo... In inglese è grindstone. Grindstone. In italiano non lo so, ragazzi, come si chiama. Scusatemi. Però ci sta tantissimo, ragazzi, la cantina. Io direi che abbiamo fatto davvero in teoria un ottimo lavoro e, ripeto, credo che se continuiamo, mi sa che sarà una delle zone più belle della Redcraft, perché sì, assolutamente è venuto davvero uno spettacolo. Detto questo, Funghetti, ringraziamo Mnuzzo per questo bellissimo video, ci becchiamo nella Redcraft e ovviamente nel prossimo episodio, dove finiremo no, sto qua sott'acqua, ci vediamo ragazzi, ciao ciao.